Sì, sicuramente le vittorie fanno piacere e credo che, ecco, come i calciatori oggi sono stati in campo con grandissima volontà di portare a casa un risultato positivo, e così è stato, ma credo che mi ha fatto un grosso applauso a questo gruppo per quello che ha fatto in questa settimana, conclusa una settimana molto difficile, conclusa con una buona vittoria qui a Monza. Credo bene, dai, c'è da lavorare molto, ma credo molto bene. Voglio fare proprio pubblicamente i complimenti a tutti, perché quando si vince poi comunque è sicuramente merito di tutti, la società mi ha messo a disposizione tutto quello che avevo bisogno, e insieme allo staff stiamo facendo un buon lavoro, soprattutto perché abbiamo trovato una grande disponibilità da parte dei calciatori. Le aspettative fanno parte delle delusioni della vita. Quindi se qualcuno si aspettava un Teramo che ripartisse di più, magari rimane deluso. Io non mi aspetto mai nulla e mi aspetto soltanto quello che vedo durante le partite, quello che vedo durante gli allenamenti, e quello che noto è grande disponibilità da parte dei calciatori, non mi stancherò mai di ripeterlo, e quindi il resto non mi aspetto mai niente. Ha incontrato il presidente Campitelli negli spogliatoi? Cosa vi siete Campitelli c'è un rapporto buono, io anzi. Mi sembra, e lo incontro sempre, qualche volta l'ho incontrato in spogliatoio, altre volte fuori, è una persona che è una società soprattutto che mi hanno messo a disposizione tutto, quindi non so perché, nel senso va bene tutto, perché non so perché non va bene. No, a me mi interessa soltanto il lavoro, quindi altri aspetti interessano poco e niente, mi interessa quello che dobbiamo fare adesso. Adesso dobbiamo fare un viaggio di 7 ore, no? Quindi vogliamo mangiare qualcosa e niente. Questo è. Ormai la partita è finita, nessuno ce la può far rigiocare, quindi qualsiasi era il risultato lo dobbiamo accettare perché non si può tornare indietro. Cosa ha pensato nel primo tempo quando Piccioni ha sbagliato quella clamorosa occasione davanti all'Iverani? Beh, ho pensato che non è così importante quello che ho pensato io. Mi sono messo nella testa di Piccioni e mi è premuto soprattutto dire al ragazzo che ormai se voleva chiedere all'arbitro se gli faceva ripetere l'azione, ma ha detto di no, e quindi e così è stato, e quindi è finita lì.